Synergy Cittanova finanziamo tutto, ma proprio tutto a tasso zero. Accedi alle nostre straordinarie promozioni. Smart TV TCL Full HD 40 pollici con il nuovo standard di trasmissione digitale a soli 349,99 euro. Lavatrice Hotpoint 8 kg, motore Digital Motion garantito 10 anni a soli 299,99 euro. Smart TV Samsung Ultra HD 75 pollici, un vero cinema in casa in 4K a soli 999,99 euro. 20 comode rate da 50 euro. Scopri nel nostro catalogo tutte le offerte a prezzi imbattibili e a tasso zero. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ciao a tutti, sono Lucia Fazzolari, voglio parlarvi di me e della mia azienda. Benvenuti al centro estetico La Contessa di Siderno, un'oasi di benessere e relax, punto di riferimento per trattamenti di bellezza innovativi e personalizzati. La Contessa, tecnologia e professionalità al giusto prezzo. Il dottor Gabriele Pizzianti dispone di un laboratorio di informatica forense e tecnica del suono applicata al diritto in continuo aggiornamento tecnologico. Lo studio opera in tutta Italia. Esegue copie forense di hard disk e di qualsiasi memoria di massa. Esegue il recupero dei dati persi o cancellati da qualsiasi supporto informatico e telematico. Esegue l'analisi dei dati digitali, documentali o multimediali, quali prove informatiche utili nel processo penale e nella revisione del giudizio. Analizza tracce sonore al fine di rilevare eventuali tagli, alterazioni, manomissioni, rilasciando report e certificazione legale. Per maggiori informazioni, telefono 070 88 25 38. Visita il sito www.studioperitalepizzianti.com. La Zampino Viaggi, agenzia viaggi e turismo e tour operator, leader nel settore croceristico, presenta la sua programmazione croceristica 2021. Ecco alcune imperdibili partenze nel Mediterraneo occidentale ed orientale. MSC Magnifica con partenza da Bari il 23 agosto 2021 ad euro 990, tutto incluso. MSC Seashore con partenza da Napoli il 30 agosto 2021 ad euro 1049, sempre tutto incluso. Visita il nostro sito www.zampinoviaggi.com o chiamalo 0983 01 8001. I nostri consulenti di crociera saranno a tua completa disposizione. Zampino Viaggi, 20 years of excellent tourism. Questa è la diretta di venerdì 11 di giugno, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia con le notizie più importanti che riportano i quotidiani calabresi che puntualmente troverete in edicola. Ci occuperemo ancora una volta di coronavirus e di vaccinazione, di politica regionale con tutti i movimenti, il TAR dice no ai brogli elettorali a Reggio Calabria, irricevibile dunque per quanto riguarda i brogli elettorali, quanto hanno disposto
gli oppositori di Giuseppe Falcomatà, faremo il punto della situazione e poi ci occuperemo di calcio, perché è la serata dell'esordio della nostra nazionale di calcio per gli europei questa sera alle 21 contro la Turchia a Roma, l'esordio dunque degli azzurri. Questo e tantissimo altro, ma iniziamo subito con le prime pagine. Vediamo l'edizione del quotidiano di Reggio Calabria: oltre la metà di AstraZeneca in Calabria data agli under 60. Emergenza Covid, ieri 78 nuovi casi e 6 persone decedute. La scelta della regione sulla base dell'interpretazione delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Stop solo per alcune patologie e per ora, nonostante gli ultimi gravi casi in Italia, la strategia non cambia. Occupiamoci di politica, prove di dialogo, Partito Democratico 5 Stelle, Conte e Letta in Calabria, il Nazareno smentisce. E poi Badolato, confisca da 30 milioni ai Saraco le carte di Genesi e il giudice, per occuparci approfonditamente anche oggi di giudiziaria. Via agli europei 2020, entusiasmo e follia per l'Italia di Mancini, questa sera c'è la Turchia all'Olimpico di Roma, tutta da seguire la nostra nazionale di calcio. E poi ancora il super boss di Cutro, finto pentito dietro le rivelazioni inattendibili, il tentativo di Grande Aracri di salvare il fratello avvocato. Qui vedete Nicolino Grande Aracri, siamo ancora al taglio alto ai titoli sotto testata Vibo, previsti dalla giunta regionale. Che fine hanno fatto? 15,4 milioni di fondi per il dopo alluvione 2006, e questo il punto di domanda. E qui un'immagine dell'alluvione del 2006. San Ferdinando, qui appare invece il sindaco della città, Andrea Tripodi. Migranti, il sindaco chiede perdono. Proseguiamo, ci occupiamo adesso di quelle che sono le notizie nel taglio basso, per occuparci proprio di brogli elettorali, lo anticipavamo qualche minuto fa, ricorso irricevibile. Il TAR boccia, Nuova Italia unita, le elezioni metropolitane sono valide. Il caso non infige il voto neppure limitamente alle sezioni oggetto di indagine, dunque Giuseppe Falcomatà rimane sindaco della città. Terme Luigiane, sindaci e Sateca, un nuovo muro contro muro, i lavoratori confidano in Spirlì, presidente facente funzione. Era questa l'ultima notizia del quotidiano del Sud, ci occupiamo adesso subito di Gazzetta, vedete il TAR sui brogli a Reggio, no al ricorso, è la notizia che oggi domina e fa eco in apertura, dichiarato inammissibile per lo sforamento del termine di 30 giorni dopo la proclamazione degli eletti, chiusa l'inchiesta anche su Castorina, revocati gli arresti domiciliari, ma divieto di dimora in città per Castorina. Verso le elezioni regionali ora il centro-sinistra prova a compattarsi, conferme su Roberto Chiuto, Salvini dice saremo i primi in Calabria. Andiamo ad occuparci delle tre notizie nel taglio alto a proposito di giudiziaria. Reggio Calabria regge l'accusa per l'ex consigliere Antonio Rappoccio, eccolo in questa foto. E poi ancora 'ndrangheta, del governo chiede l'estradizione di Rocco Barabito, il 54enne di Africo scovato in Brasile. Reggio Calabria ok al documento, la Metro City si astiene, Parco Nazionale dell'Aspromonte, scontro tra presidente e revisori per l'atteso parere sul bilancio. E ancora trombosi, muore 18enne ligure, il comitato tecnico scientifico su AstraZeneca, uso preferenziale a over 60, e invece la 18enne ligure aveva ricevuto la dose di AstraZeneca qualche giorno fa. Il comitato tecnico scientifico verso la raccomandazione di AstraZeneca agli over 60, ora c'è il nodo richiami. A Genova è morta ieri Camilla, la 18enne colpita da trombosi dopo aver ricevuto il vaccino proprio di AstraZeneca. Questa sera è la serata del debutto della nostra nazionale di calcio, debutto con i turchi. Mancini, vogliamo la finale. Eccolo il commissario tecnico della nostra nazionale, Roberto Mancini. Scatta da Roma un'edizione atipica degli europei per la nostra nazionale di calcio, ma questa sera è la serata anche di Calabria Sud, in prima serata da non perdere, come Maria Teresa Crinita e tanti fatti importanti che saranno discussi con tanti ospiti. Asse Biden e Johnson, il G7 sfida
Guarda la Cina, pronta una nuova carta atlantica. E noi andiamo avanti. Cartabia, preservare la norma sui collaboratori di giustizia. La ministra in commissione antimafia. E poi vedete, Reggio Calabria, il concorso è da rifare, dermatologia senza primario. Il giudice fondato il ricorso della Falco Matà. E poi blocco dei licenziamenti, proposta Dem, altre 13 settimane di CIG, di cassa integrazione Covid e patto con i sindacati. Era l'ultima news di Gazzetta del Sud che ritroveremo tra pochissimo con gli approfondimenti. Adesso il giornale di Calabria, subito con la prima pagina e i contenuti all'interno, titolo in rosso: Salvini, in Calabria saremo il primo partito, lo dice il leader della Lega. Il leader della Lega ha incontrato anche Spirlì e Saccomanno, intanto per le elezioni di Cosenza il Movimento 5 Stelle indica il metodo. Qui vedete Saccomanno, Salvini e Spirlì rappresentano qui in questa foto la Lega, ma soprattutto ci sono i due rappresentanti per la Calabria, Spirlì e proprio Saccomanno. Coronavirus in Calabria ieri, nel bollettino regionale delle 17, 78 nuovi casi e 6 decessi. Forestali sul piede di guerra, il 22 in piazza a Catanzaro, tornano a protestare i forestali calabresi. E poi le Terme Lugiane, Molinaro, i sindaci si assumono le proprie responsabilità. Parliamo di enoturismo per le cantine riaperte, registrato in Calabria il tutto esaurito. E poi Abbadolato, confiscate ad Antonio Saraco immobile e beni per un valore di 30 milioni. Subito gli approfondimenti all'interno velocemente per quelli che sono i fatti più importanti con i contenuti per quanto riguarda soprattutto i temi di politica, coronavirus e ancora anche temi che riguardano la cronaca. Tutelare l'olio extravergine di qualità, l'assessore Gianluca Gallo che appare in questa foto ha presentato una risoluzione da inviare al governo. E poi welfare, ritardi abissali, vedete soprattutto nei pagamenti, avviata la stagione pro-congressuale del coordinamento regionale di Lega Coop Sociali. E poi la vicenda delle Terme Lugiane, intervenire al più presto, lo dice Pietro Molinaro che interviene sulla vicenda. Il consigliere regionale Pietro Molinaro chiede ai sindaci un atto di grande responsabilità. Trasversale delle serre, l'opera sia completata, si è tenuta a Soverato nel Catanzarese la conferenza unificata dei sindaci interessati all'opera viaria. E ancora prevenire le infiltrazioni mafiose nell'economia, siglato un protocollo d'intesa tra la prefettura e la Camera di Commercio di Catanzaro, vedete qui Maria Teresa Cucinotta e Daniele Rossi. Sono oltre 5.000 quelli che manifesteranno per chiedere sicurezza per il futuro, forestali sul piede di guerra, il 22 giugno saranno in piazza per protestare. Badolato, confiscati i beni di Antonio Saraco, l'imprenditore coinvolto nell'operazione a carico del clan Gallace. Invece il governo dichiara l'emergenza educativa, lettera al ministro Bianchi da parte del forum del terzo settore della Calabria. Invece l'ultima news ci porta subito a dare un'occhiata a quelle che sono le notizie delle cantine aperte in Calabria e ripartito l'enoturismo, successo per l'iniziativa che ha visto la partecipazione di un folto pubblico di appassionati. Era l'ultima news del giornale di Calabria. Adesso ci occupiamo subito di Calabria.live. Un calabrese su 10 ha disturbi urinari. Perché è importante fare prevenzione? Oggi, la giornata della Società Italiana di Urologia, si ricorda di non sottovalutare i sintomi. In Calabria sono 200.000 a rischio di patologie severe e c'è grande disattenzione verso quello che viene considerato spesso come un semplice fastidio. È necessario sensibilizzare sul tema per consentire diagnosi precoci. E ancora ricorso irricevibile, il TAR non annulla le elezioni al comune di Reggio Calabria, come vedete è notizia che oggi domina in tutte le testate calabresi, la decisione sui presunti brogli dopo il voto di settembre. E ancora cose di Calabria, benvenuti all'aeroporto di Lamezia Terme, a Lamezia il tampone per chi vola costa 50 euro. E ancora da 14 anni nella sanità calabrese manca la riforma organizzativa, lo dice Ruben Curia che appare in questa foto. Letta e Conte in Calabria, il viaggio della speranza. E l'ultima news riguarda Reggio Calabria, si accoglie Monsignor Fortunato Morrone. L'appuntamento è domani mattina a Reggio Calabria. Andiamo direttamente sul nostro portale per completare questo giro su quelle che sono le prime pagine e ci occupiamo subito di politica regionale. Tanzi, Oliverio e Loiero, contro di me anche il ritorno dei dinosauri del giurassico calabrese, dice
dice Carlo Tanzi. E poi qui morta la 18enne vaccinata con AstraZeneca, si è spenta ieri, era ricoverata in Liguria. E poi coronavirus in Calabria, 78 nuovi casi positivi e 6 decessi, e questo è il bollettino aggiornato alle ore 17 di ieri. Presentato invece il Roccella Summer Festival con un ricco cartellone, ci sono grandi concerti a Roccella nel mese di agosto, tra cui la presenza di Maxi Pezzali, Francesco De Gregori, Gianna Nannini, dunque per un calendario ricco di eventi di spessore. Locri d'ambiente, risponde il sindaco di Boalino Vincenzo Maisano, come fa a sapere che non rivinceremo il bando nel suo paese? E questo è il punto di domanda. Abbiamo completato, possiamo lasciare le prime pagine per quanto riguardava le testate calabrese, soprattutto anche il nostro portale che noi lasciamo aperto per qualche aggiornamento dell'ultima ora. La nostra diretta inizia con gli approfondimenti oggi con Gazzetta del Sud. Facciamo il punto subito all'interno sulla situazione vaccinazioni con AstraZeneca e andiamo a dare un'occhiata a questa notizia che apre a pagina 2 le news di primo piano. AstraZeneca raccomandato agli over 60. Il comitato tecnico scientifico verso un chiaro indirizzo e una riorganizzazione della campagna vaccinale che prosegue speditamente, ma non manca qualche intoppo. Gli esperti sui richiami agli adolescenti, ciclo da completare, indice positività 1%, intanto sono 88 i morti, c'è un leggero rialzo rispetto a ieri. E qui vedete giovani e vaccinazioni in primo piano, numerosi gli open day nell'ultimo weekend, sarà così anche nel prossimo weekend che inizia domani. Intanto a Genova la tragedia, morta la 18enne ligure colpita da trombosi dopo la somministrazione di AstraZeneca, aveva ricevuto il siero anglo-svedese, i genitori autorizzano l'espianto degli organi destinati a 5 persone. Camilla Canepa non ce l'ha fatta, era di Sestri Levante, e qui vedete il fotino. Per quanto riguarda le altre news, sospeso in Norvegia e Danimarca, in Francia oltre i 55 anni, parliamo ancora di AstraZeneca. L'Agenzia Europea del Farmaco continua a sostenere che i benefici del vaccino AstraZeneca sono superiori agli eventuali rischi, ma 12 nazioni dell'Unione Europea non hanno posto limiti. AstraZeneca finisce ancora nel mirino, vedete i paesi europei continuano a procedere in ordine sparso. Dubbi intanto sul Green Pass, l'app Io deve essere rimodulata, mentre gran parte dell'Italia fa rotta verso il bianco e si programmano anche gli spostamenti in vista della stagione estiva, c'è chi programma anche la vacanza. Il garante della privacy, interazioni a rischio sul trattamento dei dati. Proseguiamo gli altri fatti della giornata alla pagina numero 3. Si tratta a oltranza sui licenziamenti, idem, patto tra sindacati e imprese. Permangono forti riserve sul blocco selettivo, sostegni bis, 4.000 emendamenti. 13 settimane di gig Covid da luglio per le aziende invece in crisi. Conto alla rovescia, dal 1 luglio salta il blocco intanto dei licenziamenti. Salvataggio dei migranti, il plauso di Mattarella del Presidente della Repubblica nel 160° della Marina Militare, la difesa della vita in mare, condizioni di sviluppo e di pace, dice il Presidente della Repubblica. Magistrati candidati, scontro tra centrodestra e PD, amministrative d'autunno, Letta contro chi scende in campo nel distretto in cui ha operato. La replica di Salvini a Meloni, avete riempito enti locali, regioni e Parlamento. E intanto bancarotta, Verdi 3 anni e 10 mesi. Torino, Roma e Bologna, 2 weekend di primarie, sono le città dove si voterà in autunno per rinnovare i rispettivi consigli comunali. Centro-sinistra e PD verso le comunali di autunno nelle grandi città, si comincia già domani. 4 candidati sotto la mole, 7 nella capitale, a Milano e Napoli, scelte fatte. Ricordiamo che a Roma, nella capitale, c'è anche la Raggi che tenta il bis, ricandidandosi per un secondo mandato da sindaca. Lasciamo le notizie che riguardavano l'interno di Gazzetta, adesso ci occupiamo di calcio, poi subito i temi tutti calabresi che ci porteranno poi a quelle che sono le notizie che riguardano il territorio.
Parliamo subito di nazionale di calcio. Questa sera è tutto pronto per l'esordio della nostra nazionale. Si gioca a Roma all'Olimpico contro la Turchia. Roberto Mancini schiera il tridente, poi le calabresi che in qualche modo guardano già a programmare la prossima stagione. Regina, oltre a Vigorito c'è Mikai, il vice che convince di più è Russo. E poi vedete Crotone sarà rifondazione con la partenza quasi di tutti i big. Ricordiamo che il Crotone ha ufficializzato l'arrivo del nuovo allenatore, si tratta di Francesco Modesto che ha già giocato nella formazione pitagorica. Catanzaro sul tavolo di Noto, c'è subito il futuro della panchina. Calabro seguito da Triestina e Ferlapisalo, resta la prima scelta, potrebbe essere riconfermato. Antonio Calabro ha fatto un buon lavoro portando il Catanzaro ai playoff, sfortunata poi la formazione giallorossa eliminata dall'Albino Leffe. Siamo già alle pagine regionali in Calabria, parliamo di politica, approfondiamo i temi più importanti della giornata. Centro-sinistra allo specchio, scherpa al lavoro sulla coalizione. A Roma le manovre di PD e Movimento 5 Stelle. Tanzi pronto al passo indietro, ma serve un candidato credibile. Tensione interna invece nel polo civico. Qui ex alleati Carlo Tanzi e Luigi De Magistris sono su posizioni molto distanti. C'è rottura tra i due. L'ex governatore della Calabria Gazzolo Iero si inserisce nel dibattito. Tanzi mi tira in mezzo, ma è stato proprio lui a cercarmi due volte, dice Gazzolo Iero. E intanto Salvini incontra Spirlì. Il candidato sarà di Forza Italia. Oggi Lupi sarà invece in Calabria. Il vertice a Roma con Saccomanno, il leader di Noi con l'Italia, puntiamo ad eleggere i nostri rappresentanti. Intanto Matteo Salvini ha detto la Lega sarà il primo partito in Calabria. Stiamo organizzando delle liste sicuramente di qualità. Voti e concorsi fantasma, condannato ex consigliere regionale. Occupiamoci di giudiziaria, la vicenda che vede sotto accusa l'ex consigliere Antonio Rappoccio, qui il suo difensore Giacomo Iaria. Il verdetto della Corte d'Appello di Reggio Calabria: Antonio Rappoccio accusato di associazione finalizzata alla corruzione elettorale. Riconosciuto il danno subito dal primo dei non eletti, Aurelio Chizzoniti. Prezzi folli per i tamponi all'aeroporto di Lamezia Terme, lo anticipavamo nei titoli di apertura, la denuncia della Calabria che vogliamo. Chiesto l'immediato intervento di Spirlì, l'immagine scorretta, vedete qui internazionale, ormai l'aeroporto di Lamezia Terme in località Santa Eufemia. La Calabria insiste con gli studenti, giovani vaccinati solo con Pfizer, la Procev proroga le sedute per i maturandi fino a domenica e rassicura anche le famiglie. Vedete qui i due volti delle vaccinazioni, fino a domenica si punta ancora sui giovani, mentre ieri a Castrovilla i docenti sono rimasti in coda sotto il diluvio, forte maltempo. Si inaugura intanto il nuovo hub a Crotone, 300 dosi senza prenotazione, oggi si chiude la seconda settimana con incidenza sotto i 50 casi. A Castrovilla i docenti convocati per i richiami sono stati lasciati sotto il diluvio che ieri ha colpito la città. Un fortissimo temporale. Noi andiamo avanti, ci occupiamo di pagina 19, andiamo ad occuparci adesso di questa notizia di Giuseppe Lore. La ministra Cartabia conferma estradizione per Tamunga. In commissione antimafia il punto sulla richiesta al Brasile per il broker dell''Ndrangheta, per anni secondo latitante più pericoloso d'Italia, catturato qualche settimana fa. Rocco Morabito verso il trasferimento in Italia, stessa sorte per Pasquino. Vedete qui in questa foto, con tanto di mascherina, Rocco Morabito, il 54enne di Africa, oggi detenuto in carcere. E ancora il colloquio tra Gratteri e Grandi Aracri, lei fa lo spettatore, non il capocrimine. L'ultimo verbale rilasciato dal Supremo di Cutro nella sua breve collaborazione. Il procuratore, suo unico scopo è non coinvolgere la propria famiglia. Vedete il boss qui in foto, Nicolino Grandi Aracri quando era ancora in libertà, scrive Gaetano Mazzuca. Il boss Nicola Acri svela invece il sistema criminale, gli interrogatori del patrino di Rossano. Il 6 luglio prossimo sarà sentito in aula dai magistrati della Corte di Appello di Catanzaro. Il Mamma Santissima pentito, qui Nicola Acri, boss di Rossano, riportato in questa foto da Gazzetta del Sud. Appalti grazie a politici amici della Cosca, ma i nomi non li ricorda. A tenere i rapporti con gli ambienti istituzionali sarebbe stato il referente catanzarese Gennaro Mellea, eccolo il braccio destro Mellea,
referente del clan su Catanzaro. Velocemente gli altri fatti della giornata, altri contenuti, brogli elettorali a Reggio Calabria, questo è il titolo con tutti i contenuti di questo servizio di Alfonso Naso. Il TAR, ricorso inammissibile, lo dicevamo in apertura di rassegna stampa di oggi. Bocciata la richiesta di annullamento del risultato del voto, avanzata da Nuova Italia Unita per, e poi anche da Mini Cucci, che era l'avversario di Giuseppe Falco Matà nelle elezioni di Reggio. I giudici sottolineano che il processo penale e quello amministrativo procedono su binari diversi e precisano che le ipotetiche irregolarità non porterebbero necessariamente a nuove elezioni. Per cui scongiurato per il momento il ritorno al voto nella città dello Stretto. Ci occupiamo adesso di altre news per quanto riguarda sempre Gazzetta del Sud, dell'edizione di questo venerdì 11 di giugno 2021. Della nuova viabilità, quando la ripresa dei lavori? E questo il punto di domanda per quanto riguarda i temi della viabilità. Invece a Villa, beni confiscati, a nessuno fa gola la concessione. Flop di adesioni al bando di Villa San Giovanni, in uso gratuito un appartamento e un terreno. Entrambi beni nel bando erano stati indicati come suscettibili a essere destinati anche a finalità sociali. Invece, sempre a Villa, però si riguarda il paesino più vicino, quello di Campo Calabro, si parla di vaccinazioni, plauso al lavoro invece dell'esercito. Il sindaco Repaci di Campo Calabro ha donato l'adorno al colonnello Nappi, vedete qui Palazzo Maddalena, la consegna del riconoscimento all'esercito. Sono stati somministrati centinaia di vaccini a domicilio. Villa San Giovanni, piano educativo individualizzato, formazione per oltre 400 docenti, quello staff è operativo. E poi normativa fondo sociale, diatriba invece in consiglio, tutto questo a Bagnara Calabra. Noi andiamo avanti sempre con Gazzetta del Sud e tra pochi temi attesissimi del territorio. Nel frattempo a Polistena torna il premio Cultura Cinematografica Città di Polistena, presentata a Palazzo Avati la 11ª edizione della manifestazione, inserita per la prima volta dalla Regione Calabria tra gli eventi storicizzati. Campini, che è il commissario del comune di Polistena, importante, dice, sostenere un tale evento in un ambiente ideale. Vedete qui presidente e commissario Piero Cullari e Umberto Campini. E poi a Scilla le grotte di Tremusa isolate da una frana. A Palmi la caserma ospita una stanza tutta per sé, applicata la convenzione per quanto riguarda questa stanza tutta per sé, destinata alle donne che denunciano violenze. Taurianova, la terza A del comprensivo, testimoni dei diritti, vincitrice con il corto Conoscenza e Libertà, realizzato dagli studenti. Vedete qui la premiazione nell'aula consigliare, con la presenza anche del sindaco della città di Taurianova in fascia tricolore, come si evince da questa foto, Roy Biasi. A Galatro, festeggiata la signora Maria Aquino, nuova centenaria a Galatro, un ottimo traguardo, i 100 anni. L'amministrazione comunale le ha offerto anche una targa ricordo. Vedete, visita d'auguri, Maria Antonio Aquino con le autorità civili e religiose ha festeggiato i suoi 100 anni, un traguardo di vita. Laureana di Borrello, il pianista Morgante stasera in concerto oggi nell'ambito della rassegna Primavera in Musica 2021, la kermesse a Laureana di Borrello. Cinque Frondi, processo a minorenni in scena, la simulazione, un progetto ideato dal Tribunale per i minori di Catanzaro è curato da Ciacche. Vedete qui la simulazione, al termine foto di gruppo nell'aula consiliare. La denuncia del sindaco Alessio, che è il primo cittadino di Gioia Tauro. Gioia ha perso il suo ospedale. Conferenza stampa in municipio in vista di una grande mobilitazione. Si sta pensando a un'azione di protesta. Battaglieri, il primo cittadino Aldo Alessio, eccolo affiancato dal vice sindaco Carmine Moliterno. Duro attacco d'accusa, non si è svuotato solo il Giovanni 23esimo, dice il primo cittadino, ma l'assistenza sanitaria in tutta l'area metropolitana. Non si sa se e come saranno utilizzati i fondi del recovery, non c'è un'idea sanitaria da realizzare. Invece a Cittanova, un'area verde attrezzato per bambini con disabilità. Poi parliamo di vaccina, Gioia Tauro, i gioiesi spesso costretti a recarsi altrove per vaccinarsi contro il Covid-19. I non residenti sono riusciti ad entrare prima nella piattaforma di prenotazione, ma c'è ottimismo perché si è già vaccinata oltre metà della popolazione a Gioia Tauro.
Da oggi nel centro di Gioia Tauro 250 prestazioni al giorno, ci sono sia Moderna, Pfizer che AstraZeneca. San Ferdinando, balneazione, l'Arpacal certifica, punto, con valori fuori norma. Noi proseguiamo, ci avviamo verso la parte conclusiva di questa prima parte, apriamo la ricca pagina della Ionica, ad iniziare da Brancaleone. Brancaleone, uno spot d'autore grazie al videoclip di Naip, la cittadina scelta come location dall'estroso musicista Lametino. E ancora, vedete, Bachelet, arriva l'ora delle ruspe, c'è l'appalto per la nuova scuola, tutto questo a Condofuri. A Melito, concessioni balneari al Consiglio di Stato, il ricorso dei titolari dei lidi. Il sede cautelare respinta all'istanza di sospensione della delibera del Comune. Il Comune Melitese si è costituito in giudizio, la Camera di Consiglio è stata fissata per il prossimo 8 di luglio. Qui spiaggia non si arrendono i titolari degli stabilimenti balneari. Lazzaro, preoccupa ancora l'erosione invece della costa. A Motta San Giovanni i provvedimenti tampone si rivelano insufficienti. Crea dell'Ancadic lancia un altro appello a governo nazionale, regione e città metropolitana. Qui vedete Lazzaro, la spiaggia non è più protetta a sufficienza. Melito, l'appuntamento è per domenica, via la plastica da pentedattilo. Nella giornata dell'ambiente che si svolgerà domenica dalle 9. Pagina numero 29, i temi del comprensorio. Il sindaco e la rivoluzione sui rifiuti. Sa che non parteciperemo alla gara? E questo è il punto di domanda. Risposta a stretto giro a Maesano da parte di Locre d'Ambiente. L'opposizione però concorda sui disservizi. Li denunciamo da anni. Vedete Polimeno e Maesano qui. Leader di Nova Calabria, la Polimeno, è qui il primo cittadino. Maesano nell'ultimo suo ultimo anno di lavoro prima del ritorno al voto a Bovalino. Il comune riconosce l'assistenza a un bimbo bovalino con la rinuncia alla causa. Il piccolo disabile godrà del servizio che gli spetta alla scuola dell'infanzia. Qui appare Vito Crea, il presidente dell'associazione ADDA. E poi ancora, emergenza educativa Calabria da zona rossa. Lettera accorata del forum del terzo settore al ministro dell'istruzione. Serve una svolta nella gestione dell'ufficio scolastico regionale. Patrizio Bianchi qui, ministro dell'istruzione del governo guidato da Mario Draghi. Accusato di incendio e calunnia, assolto con formula piena. Mammola, il 28enne Nicodemo Scali. Il tribunale di Locri ha assolto il 28enne Nicodemo Scali dalle accuse di incendio e di calunnia. Secondo l'accusa, l'imputato nel maggio del 2015 avrebbe impiccato versando liquidi infiammabili il fuoco che ha cagionato l'incendio di un'auto parcheggiata a Mammola. Scali, difeso dagli avvocati Angelo Macri e Francesco Siclari, avrebbe reso false dichiarazioni in sede di esame dinanzi al GP di Locri nel 2016, quando nel corso dell'interrogatorio di garanzia, poi nel corso dell'esame davanti al tribunale di Locri nel 2017, avrebbe incolpato gli investigatori accusandoli di aver simulato tracce di reato strappando lembi di stoffa da un giubbotto per arrestarlo per l'incendio di un bar. E poi ancora il grande libro delle fiabe nei tempi del lockdown. Roccella, è entrato nel vivo un ambizioso progetto frutto di un gemellaggio artistico tra Emilia Romagna, Friuli e Calabria. Ad agosto i 115 disegni saranno esposti grazie al partenariato col Club Lions. Vedete Antonella Jaschi e Carmen Bargalà, docenti referenti del progetto. Le ultime news per quanto riguarda Gazzetta, direttamente nella pagina numero 30, che completa le notizie dalla Ionica all'interno di Gazzetta. Donisi, di Siderno, urgono interventi sulla palestra della scuola. Appello al comune dell'associazione Libra, rischia di fare la fine del centro polifunzionale. Le infiltrazioni di acqua piovana hanno fatto crollare una parte del controsoffitto. Vedete, tetto infiltrato, la situazione di pericolo è di tutta evidenza. E ancora Riace, Trifoli, sindaco senza vice, addio per un equivoco. Le strane dimissioni del vice sindaco di Riace, Raffaele Salerno. Il primo cittadino assume in prima persona la guida dell'area amministrativa. Lo scrive Cristina Scuteri. Sarà anche stato un equivoco, ma il risultato
e che il primo cittadino di Riace, Antonio Trifoli, ha perso il suo vice e assessore ai lavori pubblici Francesco Salerno. Qui vedete Antonio Trifoli, primo cittadino qui di Riace, in foto. Locri d'ambiente, ultimo scontro da Slai Cobas e solo diffamazioni. Dopo lo sciopero e il sit-in a Siderno, la società attacca, hanno ammesso le loro bugie. Stipendi in ritardo di 3 mesi confermano ciò che diciamo sempre, colpa dei comuni che allungano i tempi con l'intervento sostitutivo. Pagamento dei salari effettuato con un ritardo molto inferiore di quello asserito dalla controparte. Scioperi e presidi provocano interruzioni di pubblico servizio con l'applicazione da parte dei comuni di ingiuste penali. Monasterace, la mission del WWF, via la plastica dalla spiaggia, domenica volontari a raccolta per una bella iniziativa, quella di domenica, scrive Imma Divino da Monasterace. Era questa l'ultima news di Gazzetta del Sud, si completa la prima parte della nostra rassegna stampa di oggi, questo venerdì 11 di giugno, adesso seconda parte con il quotidiano, prima però vi ricordiamo che questa è la prima pagina di informazione che stabilmente vi offre Telemia ogni giorno con i fatti più importanti riportati dai quotidiani calabresi. Non ci sono per il momento aggiornamenti sul nostro portale www.telemia.it e pagine Facebook che voi potete naturalmente visionare nell'arco delle 24 ore. Parliamo di emergenza coronavirus, ma soprattutto di vaccinazione, attesa per parere del Comitato Tecnico Scientifico su AstraZeneca. Caos intanto nelle regioni, sono tanti rifiuti per AstraZeneca. Caso vaccini. Intanto è morta la 18enne ricoverata dopo vaccino di AstraZeneca a Genova. Era stata vaccinata il 25 maggio scorso nell'Open Day per gli over 18. Non ce l'ha fatta Camilla Canepa in questa foto. Ieri intanto 2079 casi e 88 decessi. E questo il bollettino ISTAT, numero morti nel 2020 più alto dal dopoguerra. Qui una terapia intensiva da Covid. Purtroppo si continua a morire per Covid-19. Blocco provvisorio, app Io, attesa per nuove zone bianche. Via libera del garante all'utilizzo del Green Pass in Italia. E qui l'app Io. E poi l'OMS in Europa intensificare le vaccinazioni, attenzione variante Delta. E poi c'è il punto. Il Parlamento dell'Unione Europea vota la rimozione dei brevetti, ma la Commissione ribadisce la terza via, evitare le restrizioni alle esportazioni, aumentare la produzione. Qui vedete Ursula von der Leyen in foto. E noi proseguiamo, lo facciamo sempre con il quotidiano del Sud, riaprendo l'edizione di questo venerdì 11 di giugno, sempre e solo ed esclusivamente in diretta regionale su Telemia e diretta streaming per tutto il mondo su Facebook. Andiamo a dare un'occhiata a quella che è la notizia di pagina numero 4. Sulla cibersicurezza, il Consiglio dei Ministri dà via libera ad Agenzia Nazionale, alla guida forse Roberto Baldoni, che appare in questa foto. Qui invece Giorgio Mulè. E poi la strage della funivia. Eitan esce dall'ospedale e torna a Pavia. Questa è una buona notizia perché il piccolo Eitan, dopo la tragedia, lascia l'ospedale. La procura dispone sopralluogo per fascicolo Corte dei Conti. E poi movimento. Conte cerca naturalmente altre strategie importanti e c'è anche una stoccata a Draghi sui licenziamenti e anche sul terzo mandato. Proseguiamo con gli altri fatti della giornata, parliamo di politica. Conte e Letta in Calabria, il Nazareno nega la visita, l'alleanza PD Movimento 5 Stelle e la convergenza su De Magistris. Se vedete Carlo Tanzi è stato capo della protezione civile calabrese in passato, quando alla guida del governo regionale c'era Mario Oliverio, poi è stato sollevato dall'incarico con tante polemiche a dire il vero. E poi a Cosenza la Procev non per nomina di Oliverio, il geologo ancora in collisione con il suo ex alleato, accuse false dice. La replica, Tanzi per 2 volte mi ha chiesto di partecipare a un progetto politico, qui l'ex presidente della regione Calabria Gazzo Loiero chiamato in causa anche dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris. E poi centrodestra, sempre per quanto riguarda i temi della politica, Salvini incontra Spirlì, la Lega sarà il primo partito in Calabria, è convinto Matteo Salvini, la riunione per pianificare una strategia, il nome di Occhiuto non in discussione, piace anche a Matteo Salvini il nome di Roberto Occhiuto. Come
come candidato del centrodestra in Calabria. Cambiamo argomento. Il caso Grande Aracri, le rivelazioni inattendibili. Il boss di Cutro puntava a salvare il fratello avvocato. Incongruenze sul villaggio turistico, il cui titolare è sotto scorta. Vedete qui il villaggio turistico Porto Caleo e a destra Nicolino Grande Aracri. E ancora, si tradisce mentre tenta di tutelare l'ex cardiologo del Gemelli e poi sminuisce il ruolo del nipote nell'affare dei farmaci, l'inchiesta in cui è coinvolto anche Tallini. Andiamo avanti perché ci occupiamo adesso di altre notizie, fatti di sangue, pagina 7, la strage al bar di Ciro Marina, killer già morti, ci sono tutte le intercettazioni, incredibile il coinvolgimento di Marcè Dusani e Mero Rachesi. Qui vedete il PM Domenico Guarascio e poi gli interrogatori nel duplice delitto Dragone De Mare, in fila il Capicchiano in antitesi ai processi. I verbali del falso pentito tra reticenze e illogicità. Continuiamo ancora con le colonne del quotidiano all'interno, parliamo di coronavirus in Calabria, AstraZeneca per tutti, la Calabria interpreta le indicazioni del comitato tecnico scientifico. Stop solo per alcune patologie. Dunque, qui una provetta di vaccino, qui un militare mentre prepara una dose di AstraZeneca che viene ancora somministrato in piena tranquillità in Calabria. In regione somministrato a quasi tutte le fasce d'età. Per ora la strategia adottata non cambia nella nostra regione su AstraZeneca. I dati: a chi è andato il siero anglo-svedese? Oltre la metà agli under 60, tra i giovanissimi però l'uso è stato molto ridotto. E poi il bollettino di ieri, 6 persone decedute in queste ultime ore per Covid-19 e altri 78 casi positivi. Curva comunque in calo, 2 dei morti registrati in ritardo dall'ASP di Cosenza. Cambiamo argomento, apriamo le pagine regionali Calabria adesso, San Ferdinando, lo anticipavamo nei titoli di apertura, il sindaco chiede il perdono. Andrea Tripodi si rivolge ai lavoratori africani della Tendopoli. Questa terra, dice il primo cittadino, non ha avuto riguardi, classe dirigente incapace di accogliervi. Vedete il sindaco Andrea Tripodi vicino a una Tendopoli allestita a San Ferdinando. Incontro a Cosenza, Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace, spero in futuro di poter costruire tante Riace, dice l'ex primo cittadino in questo intervento. E poi Terme Luigiane, nuovo muro contro muro, i lavoratori sperano che Spirri mantenga le promesse. Sindaci e Sateca di nuovo ai ferri corti, controproposta impossibile. Voltiamo pagina, siamo nella parte finale, ci sono i temi del territorio tra pochissimo, nel frattempo Abbadolato, sigilli all'impero dei Saraco, confisca da 30 milioni per la contiguità al clan Gallelli Gallace, nel patrimonio finito sotto la lente anche complessi alberghieri, ville e terreni, qui un resort confiscato e allato Antonio Saraco. Il retroscena nelle carte di Genesi, presunta maxi tangente per il giudice che decide le cause della famiglia. A Reggio Calabria, lavoro in cambio di voti, condannato Antonio Rappoccio. Inflitta in appello una condanna a 3 anni e 6 mesi per l'ex consigliere regionale, in quei tempi facente parte del gruppo dei Repubblicani, ormai prescritti i reati elettorali. Ancora per quanto riguarda Vibo, scoppia il caso dei fondi spariti, previsti dalla giunta regionale, non figurano nel capitolo di bilancio da 2 anni. Erano relativi al post alluvione 2006 e il comune chiede lumi alla cittadella. Vedete qui le immagini dell'alluvione del 3 luglio 2006 nel pieno dell'estate, una bomba d'acqua. Rinascita Scott, non si trovano gli atti d'appello, quelli della difesa di Pittelli. Qui l'avvocato Giancarlo Pittelli in foto. Renudo, ridimensionato il castello accusatorio, ancora giudiziari a dominare quest'oggi all'interno del quotidiano. Il GUP ha assolto l'unica indagata che aveva scelto il rito abbreviato. I numeri dell'udienza preliminare di ieri, 45 assoluzioni e 39 rinvii a giudizio. Mario Russo indicato come il principale indagato, eccolo in questa foto.
per quanto riguarda i temi che vengono riportati adesso nella pagina di Reggio, buco nell'acqua, ricorso irricevibile, questa la notizia che domina e fa eco all'interno, tutti i contenuti in questo ampio servizio di Caterina Tripodi. Per quanto riguarda la sentenza, il TAR rigetta il ricorso di Nuova Italia Unita, le elezioni regine sono valide, il caso Brogli non inficia il voto, neppure limitatamente alle sezioni oggetto di indagini. Dunque non ci sarà un ritorno al voto nella città dello stretto. A proposito di brogli elettorali, la vicenda giudiziaria Castorina lascia gli arresti domiciliari, va al divieto di dimora e si sfoga. Ho assistito al festival dell'ipocrisia, dice, ho solo lavorato per la città. Lasciamo la pagina di Reggio, ci andiamo ad occupare subito di temi del territorio. Per quanto riguarda la provincia, Bagnara Calabra, una commissione comunale sulla discarica di Melicucca, in consiglio schermaglie sui buoni spesa. Vedete qui un momento della seduta consigliare che si è tenuta ieri a Bagnara, la seduta del consiglio comunale. E ancora, una frana distrugge la strada delle grotte di Tremusa a Melia, acqua marrone nelle case. Qui la strada franata a Melia. E poi a Motta San Giovanni, erosione costiera, interventi fallimentari. La denuncia del referente unico dell'ANCADIC. A Villa San Giovanni, integrazione scolastica con famiglia e sanità. Per quanto riguarda le ultime notizie prima della conclusione dedicata allo sport, Locride. Bovalino contrattacco Locride Ambiente nel mirino Slai Cobas e Comune. Noi fuori l'anno prossimo, serve prima una gara. Vedete qui la sede di Locride Ambiente a Siderno, il sindaco della città Vincenzo Maisano, che non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con Locride Ambiente. Invece a San Luca, esercito per i vaccini a casa, hanno portato la libertà. Vedete esercito, carabinieri e vigili per i vaccini a domicilio anche nella cittadina di Corrado Alvaro. A Portigliola, incontro al parco, distretto turistico per lo sviluppo, cambiare paradigma. Gallo ci crede, tornare patroni delle bellezze del territorio. Ad Ardore, deiezioni canine sul suolo pubblico, fenomeno dilagante in via Marina, ordinanza lettera morte. Invece a Siderno, streaming, Marcello Attisano inaugura oggi i venerdì letterari. Siamo già alla Piana, vedete lato aziendale, una scatola vuota. Gioia Tauro, forti critiche dal sindaco Aldo Alessio al documento presentato dall'ASP. Slegato dal territorio con dati fittizi, nella Piana mancano 263 posti letto. Vedete il sindaco Aldo Alessio con la sua vice Carmine Moliterno e qui il commissario straordinario dell'ASP di Reggio Calabria, Gianluigi Scaffidi. San Ferdinando, le analisi Arpacal, superato il limite di Escherichia, Coli in un punto del litorale. A Maropati si parla di strada provinciale 2, Conia sgrida la Metro City e il sindaco di Cinque Frondi che è anche consigliere alla città metropolitana, un tratto di strada chiuso da mesi e mesi per una frana. Il consigliere metropolitano accusa l'ente di inattività e disinteresse per la viabilità. Vedete il tratto bloccato della strada provinciale 2 e la presa di posizione molto dura del sindaco di Cinque Frondi. Rosarno, la stazione ferroviaria pronta ad accogliere ulteriori frecce di Trenitalia, nuove fermate con l'orario estivo. A Maropati, smottamento sulla già martoriata ex strada provinciale 42, un nubifragio ha causato danni e disagi in località Ferrera. Vedete lo smottamento. Vediamo se ci sono altre notizie che riguardano la Piana. Sì, c'è un'altra pagina e andiamo a Palmi. La Corte dei Conti anima il Consiglio. Una delibera dei giudici contabili infiamma la discussione durante la seduta. Ippolito attacca sulla capacità di riscossione dell'ente. La maggioranza invece si difende. Vedete un momento del Consiglio Comunale di Palmi. A Palmi ancora, il mercato della Tonnara, un bando per coprire i posti rimasti vacanti. Al Giffone, il comune punta su storia e tradizione, avanzata alla Regione Calabria un'istanza finalizzata alla promozione turistica e culturale. L'idea è quella di realizzare un programma estivo di eventi che valorizzi soprattutto il territorio. Qui una bella veduta panoramica di Giffone, piccolo centro della Piana di Gioia Tauro. L'ultima news riguarda Polistena, presentato il premio cinematografico della città. Si parte il 19 giugno, i protagonisti saranno il Sud e i suoi tanti artisti.
Adesso lo sport, inizia il campionato europeo questa sera, riflettori tutti puntati sulla nostra nazionale di calcio. Il debutto alle ore 21 questa sera contro la Turchia, ci sarà la nostra nazionale guidata da Roberto Mancini che vuole subito i primi tre punti, per farlo però bisogna battere la Turchia. Italia in campo senza ansia, ci sarà il tridente Insigne, Berardi, Immobile a centrocampo dal primo minuto, Locatelli in difesa, il duo Bonucci-Chiellini. Eccolo il commissario tecnico Roberto Mancini. Si alza il sipario con i tifosi sugli spalti, questa sera all'Olimpico saranno presenti 15.000 spettatori, ci auguriamo, per applaudire solo ed esclusivamente la nostra nazionale di calcio. Vi ricordiamo questa sera in prima serata Calabria Sud come rete Ressi e Cariniti in studio e tanti ospiti con temi importantissimi anche in questa nuova puntata. Domani rassegna stampa con il nostro editore, domenica per l'appuntamento del weekend con i commenti anche dei quotidiani calabresi. L'appuntamento domenicale, vi ricordo, è fissato invece per le ore 8. Tutto questo firmato Telemia. Grazie per averci seguiti in questa odierna puntata del venerdì 13.30. Vi aspettiamo per il nostro TG News, la nostra prima edizione in onda nel primissimo pomeriggio con le notizie che arrivano dalla Calabria, dalla provincia e soprattutto dalla Locri. Da tutti voi una serena e felice giornata. Arrivederci. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Anch'io uso Unica di Medical Poltrone, eh sì, perché è la prima poltrona motorizzata con pedana vibrante integrata che aiuta la circolazione donando leggerezza alle tue gambe. E qui accanto una seconda novità assoluta, si chiama Robotica, l'unica poltrona alza persona con sistema robot e comandi di direzione, con libertà di movimento senza bisogno di assistenza. Chiama subito il numero verde, uno di noi verrà direttamente a casa tua per la prova prodotto senza impegno. Acquistando Unica con pedana vibrante oppure robotica potrai scegliere tra una seconda poltrona per uniformare il tuo salotto oppure un materasso in memory foam con 800 molle per dormire e rigenerarti, lo stesso memory foam che trovi dentro Unica o robotica, oppure in alternativa un purificatore d'aria per eliminare pollini e polveri sottili dalla tua casa. Chiama subito il numero verde 800 69 79 79, approfitta di questa offerta veramente unica. Unica con pedana vibrante, rilassante e defaticante e per sgonfiare le gambe. E robotica per muoverti in casa o fuori in totale autonomia e senza smontare i braccioli perché passa attraverso le porte. Uno di noi verrà direttamente a casa tua per la prova del prodotto senza impegno. Tecnologia, artigianato italiano, eleganza e sicurezza. Medical Poltrone ti solleva la vita.